ci troviamo in questo momento appunto nella zona del ghetto, questa è l'area della così tanto contestata movida. Ecco, quindi siamo in casa di una signora che purtroppo deve subire abbondantemente quello che accade il venerdì e il sabato sera con sotto. Però naturalmente che qua stai in centro per il mio lavoro va benissimo, perché io ripeto, lavoro al porto del Civitavecchia, ho degli orari particolari per il lavoro. Quindi venerdì e sabato non si dorme, perché qui sotto ci sta tutta la movita del ghetto che è fino alle 3 del mattino. E poi non solo è il rumore della musica, delle persone, di tutto, ma anche di quello che fanno i ragazzi durante le ore fino a tardi, tutte le bottiglie di birra per terra, quindi non so neanche se c'è un'ordinanza che non si possa più servire il vetro dopo mezzanotte, questo non viene rispettato assolutamente. E quello che so è che non c'è neanche un controllo su quello che si fa qui a letto, perché ripeto, sabato scorso c'è stata una lite tra ragazzi qua sotto e quindi c'è il rischio anche che succeda una tragedia, perché con tutte queste bottiglie per terra. Un centro storico che ha una legge molto rigida, che non si possa mettere di fuori un'antenna per fare, per prendere internet, però i graffiti si possono fare, come quelle strade storiche che ci stanno lì in fondo, che sono proprio l'abbandono. Lì si mettono a fumare marijuana, perché quando si passa da quelle parti si sente. Qualcuno gli riparla in insieme. E così tutti si risultano. Ma sì, non lo so, sì. Ma anche durante le serate estive, infrasettimanali, anche di festa, qualsiasi, insomma, una settimana, anche qualsiasi fine settimana. È un caos, non si dorme, io che mi sono 5:30 al mattino per prendere il treno è una roba allucinante, perché non è solo sabato e domenica, cominciano il giovedì, quando poi si mettono a prendere cornetta alle 4 del mattino lì